I Binance Liquid Swaps sono la versione alla Binance degli ormai famosissimi liquidity pool, quelli lanciati da Uniswap per capirci. Questi sono un ottimo modo di mettere a rendita le proprie cripto. I Binance Liquid Swaps hanno notevoli vantaggi, ma ovviamente sono centralizzati in quanto ospitati dalla piattaforma Binance. I vantaggi in questione sono innanzitutto ovviamente avere alle spalle la sicurezza e l'affidabilità di Binance, in secondo luogo l'estrema semplicità di utilizzo e il fatto che si possono utilizzare a zero fees, quindi a differenza appunto di Uniswap non ci sono delle fee da pagare per vincolare o svincolare la propria liquidità, cosa che si può fare in qualsiasi momento. In terza battuta ci sono dei rendimenti annualizzati veramente veramente interessanti. Nel momento in cui sto girando questo video arrivano oltre il 40%, e scusate se è poco. Lo scopo del video di oggi quindi è spiegarvi dalla A alla Z questi Binance Liquid Swaps, che sono uno strumento che trovo veramente interessante e potenzialmente utile per diversificare il nostro portafoglio di rendita sulle cripto. Parleremo di come si utilizzano in maniera concreta e pratica, un tutorial, di che cosa si tratta e soprattutto di quali sono i rischi, perché non vanno mai sottovalutati. Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Anche questo video me l'avete chiesto voi perché ho parlato un po' di tempo fa di rendite passive su Binance, ma ho trascurato quelle un pelino più complicate, ovvero i liquid swaps. Vale la pena approfondirli e trattarli in un unico video perché sì, sono un po' più avanzati e difficili da capire, ma visti i rendimenti che offrono è veramente un peccato trascurarli. Nel prossimo video parleremo anche dei dual savings, quindi non spaventatevi se non li vedete oggi, li vedrete. Non volevo fare un video lungo 3 ore. Vi ricordo che potete utilizzare il mio referral link, ve lo scillo un po', ma perché conviene anche a voi, che offre il 20% di sconto per sempre sulle fees di Binance, se vi volete iscrivere ovviamente alla piattaforma. Ve lo lascio in descrizione. Vi ricordo anche di lasciare un like per gasarmi ai massimi, di iscrivervi al canale e di seguirmi sugli altri profili social. E ora prendete un bel respiro e facciamo un tuffo in questi liquidity swaps. Seguitemi. Dove si trovano su Binance? Dov'è questa sezione? Allora, dovete navigare nel menu Finance in fondo sotto Liquid Swap, che è flaggato come New. Che cos'è il Binance Liquid Swap? Ve l'ho detto, è un liquidity pool. Non so se avete presente come funziona Uniswap, è un qualcosa di simile. È più simile in realtà a Curve, non so se lo conoscete, non vorrei andare troppo sul tecnico, ma in sostanza è un pool di liquidità, per l'appunto, al quale si può partecipare in due modi. Aggiungendo la propria liquidità a questo pool, a questa piscina, immaginatevi, riempita di questi due componenti che nel caso del Liquid Swap di Binance sono sempre due stable coins, nel caso di Uniswap o di altri liquidity pool possono essere due qualsiasi token ERC20, perché, apro una piccola parentesi, i liquidity pool di solito sono smart contracts su blockchain Ethereum. Ovviamente non è il caso del Binance Liquid Swap, che è ospitato su Binance. Quindi la prima differenza è un po' questa: è un servizio centralizzato, quindi nel bene e nel male porta le conseguenze di avere un servizio centralizzato. Vi ho detto, allora, si può utilizzare in due modi: come liquidity provider, si dice, ovvero noi andiamo a fornire liquidità a questa piscina, a questo pool. A che cosa serve questa liquidità? Serve a chi dall'altra parte vuole utilizzarla per scambiare uno dei due componenti che riempiono questa piscina per l'altro, ok? Come funziona questo scambio e perché uno dovrebbe scegliere di scambiare da questo liquidity pool anziché utilizzare il semplice exchange? Perché i motivi sono due: le fee sono più basse, in particolare per fare uno swap sul liquid swap si paga lo 0,04% di fee. E in seconda battuta non c'è nessun tipo di spread né slippage nel fare transazioni nel liquid swap, mentre sugli order book classici qualche punto di spread solitamente c'è. Quindi abbiamo capito che se si vuole fare uno swap tra due stable coins, questo è il metodo più conveniente, e quindi questo porta domanda al Binance Liquid Swap. Di contro serve l'offerta. L'offerta è data da chi è disposto a dare la propria liquidità, che magari ce la ferma
nel wallet, che ne so, abbiamo dei BUSD, degli USDT, dei DAI, delle stablecoin ferme, le vogliamo mettere a rendita e quindi le andiamo a dare a questo pool di liquidità in cambio di un rendimento che è tutt'altro che sgradevole, perché come vedete per il pool BUSD DAI si arriva al 42,13%. Questi rendimenti che vedete qua in verde sono dei rendimenti annualizzati, quindi stimati su un anno, però stimati sui 7 giorni passati, quindi considerate che i rendimenti sono volatili e non saranno sempre uguali, non aspettatevi che da qui a un anno rimangano esattamente questi stessi numeri in base alla domanda e all'offerta, quindi a quanti swap vengono fatti effettivamente nel pool e a quanta liquidità viene fornita, possono aumentare o diminuire, ok? Quindi questo è importante capirlo, non sono numeri fissi. Se siete attenti e sul pezzissimo, vi verrà una domanda spontanea, ovvero con una fee dello 0,04%, che è veramente bassa, com'è possibile arrivare a dei rendimenti annualizzati così alti? Per capirci, Uniswap applica una fee dello 0,3% e ha dei rendimenti medi più bassi, quindi dov'è l'inghippo? Allora, la verità è che Binance gestisce questi pool di liquidità in maniera intelligente, ovvero li ripartisce in due parti. Una parte è quella che reputa necessaria per il mantenimento appunto del volume di swap richiesto in base alla domanda, la lascia lì a disposizione di chi fa gli swap, quindi in modo che non venga mai a mancare liquidità dal pool. La restante parte la utilizza, la mette nei flexible savings, quindi la incorpora in un discorso di lending e di investimenti di altro tipo, e quindi di conseguenza ne ottimizza, ne massimizza il rendimento annualizzato per i liquidity provider. È una situazione win-win perché riesce a tenere le fee di swap basse da un lato, grazie al fatto che mette a rendita la liquidità anche in altro modo, e dall'altro lato massimizza appunto il rendimento per i liquidity provider. Andiamo adesso a vedere in termini pratici come funziona questa sezione, quindi se io voglio fare da liquidity provider oppure voglio fare uno swap, che cosa devo fare in maniera proprio pratica, ok? Allora, la prima cosa ovviamente è andare su Finance Liquid Swap, come vi ho detto, e veniamo catapultati sulla pagina liquidity. Ovviamente se vogliamo swappare dobbiamo andare su swap, ma lo vediamo tra poco, vediamo una cosa alla volta. Supponiamo di voler fare da LP, liquidity provider, possiamo scegliere ovviamente quale dei quattro pool andare, in quale dei quattro pool andare a mettere la nostra liquidità, e se abbiamo già messo liquidità possiamo fare il redeem, quindi è veramente di una semplicità disarmante, cioè add e redeem, e possiamo in qualsiasi momento aggiungere o togliere liquidità al pool. La prima cosa da sottolineare è che non ci sono vincoli, ok? Quindi non è che devo aspettare 7 giorni, 10 giorni, un giorno, 2 ore per lo sblocco della mia liquidità, io posso fare add e redeem in qualsiasi momento, a meno di casi estremi, che è uno dei rischi, anche se lo reputo minimo, ma comunque ne parliamo tra poco, perché è fondamentale capire i rischi dei liquidity pool. Alla fine ne parliamo, mi raccomando, non perdeteveli, è importante. In ogni caso, a titolo esemplificativo, proviamo a vedere il pool BUSD-USDT, dove si può scambiare una delle due per l'altra. È possibile aggiungere liquidità in 3 modalità. Una sola delle due coin oppure entrambe. Qual è l'incentivo a metterle entrambe? Il toglierci fees, cioè non darci nessun tipo di fee, ok? Se noi andiamo ad aggiungere solo USDT o solo BUSD, andiamo incontro a una leggera fee che potete andare a vedere valorizzata qua sotto. Al contrario, se aggiungiamo sia USDT che BUSD, la fee non c'è nessun tipo di commissione, quindi è la cosa ottima. Ovviamente magari non tutti hanno sia l'una che l'altra e quindi sono disposti a pagare questo 0,0 qualcosa per cento di fee a fronte del mettere in liquidità una sola delle due stable coins. Chiaramente Binance incentiva ad aggiungerle entrambe per mantenere il più possibile equilibrio tra le due controparti, tra le due componenti di questa piscina di liquidità. In che modo vengono calcolati? Ovviamente, come vedete, voi andate a compilare la quantità in USDT e lui da solo, in base al valore di mercato attuale, vi compila anche l'altra, in modo che siano equivalenti in controvalore. Una volta fatto questo,
Vedete qua sotto all'incirca, ovviamente arrotondato, perché vedete che non è precisamente identico, è 0.79, qui 0.66, però all'incirca il controvalore si equivale. Qui mi dice qual è il mio share del pool. Che cosa vuol dire? È una sorta di quota, immaginatevela, è un valore in dollari, ok, ipotizzato, ipotetico, del pool che noi possediamo. A cosa serve questo share? Serve a capire quante commissioni noi ci andiamo a intascare. In che modo? Immaginatevi che questa piscina di liquidità è composta da tante fettine, tante parti, che sono tutti partecipanti, ok? Chi ha una fetta più grande, chi ha una fetta più piccola. Il totale della piscina è la somma di tutte le shares che ognuno ci ha messo. E ovviamente per calcolare la percentuale delle fee di swap che io intascherò e della rendita, insomma totale del pool, andrò a fare il conto di tutte le fee e moltiplicherò questo valore per il mio share fratto il totale degli shares di tutti. Proviamo allora a fare The Liquidity Provider e vediamo cosa succede. Allora, noi mettiamo tutti gli USDT che abbiamo, ci ha calcolato da solo il numero di BUSD, il nostro share sarà di 23.31, che ve l'ho detto, non ci deve ingannare, non è un controvalore, non è niente di che, è uno share, è una sorta di valore in dollari stimato, ma non vuol dire niente perché poi al momento del redeem ci viene data la liquidità che ci spetta, non questo valore. E vediamo qua sotto il 7 day APY, quindi la stima del rendimento annualizzato pesato, mediato sugli ultimi 7 giorni, quindi come è stato negli ultimi 7 giorni, magari un giorno era 20, un giorno 10, 12, insomma è variato un po', e la media pesata sui 7 giorni è del 15.3%. Qua sotto mi dice il volume totale, la liquidità totale che c'è all'interno del pool, e la nostra frazione ovviamente è talmente piccola che non è neanche uno 0, è veramente quasi zero, però è ovvio perché su 100 milioni noi stiamo mettendo $50 in totale e siamo formiche, non esistiamo. Dobbiamo flaggare che noi abbiamo capito i termini di utilizzo che comprendono anche alcuni rischi e aggiungiamo questa liquidità. Ecco fatto, finito. Come vedete adesso abbiamo aggiunto liquidità, se andiamo a vedere View My Share ci fa vedere che al momento abbiamo un 23.56 di share amount, il cui controvalore è $47.97. Questa è la composizione della liquidità che ci abbiamo messo dentro e questo è la nostra percentuale dello share. Il valore di ogni share al momento è di $2.0358, quindi quando vi dicevo cosa vuol dire share, non vuol dire il controvalore effettivo, di non farci ingannare da questo, perché ogni punto di share vale $2.0358. E qua ci fa vedere il nostro P&L unrealized, quindi qual è quant'è il rendimento che finora abbiamo messo da parte. In questo punto, quindi nella zona, nella tab My Share, possiamo anche andare a fare direttamente un'aggiunta di ulteriore liquidità, che equivale a tornare su liquidity e andare ad aggiungere appunto altra liquidità, oppure possiamo fare direttamente il redeem, che equivale ad andare in liquidity, fare redeem, scegliere il pool BUSD USDT, vedete available 23.56, questi sono gli share, e fare il redeem di tutto. Anche in questo caso non c'è nessuna fee, neanche sul redeem, e ci vengono ridate le coin che abbiamo depositato all'inizio più gli interessi. E la stessa cosa se lo facciamo da MyShare, vedete, facciamo redeem, scegliamo max, clicchiamo su redeem e la cosa è assolutamente istantanea, ok? Questo è quanto. Nella sezione MyShare sempre vediamo lo storico dei nostri movimenti, vedete questi due li avevo fatti poco fa a scopo di prova, insomma per testare, la fee che è sempre a zero perché ho scelto sempre di dare entrambe le coin in liquidità. Qui lo vediamo in pending, per quale motivo? Perché ci mette un minuto circa a processarlo. Se facciamo un refresh appunto tra un minuto vedremo che non è cambiato assolutamente nulla. Allora, come vedete, è cambiato un po' il bilancio tra il momento in cui abbiamo aggiunto e il momento in cui abbiamo fatto il redeem. Per quale motivo? Perché è variato il prezzo relativo delle due coin di una rispetto all'altra. Quindi in sostanza noi
quando andiamo ad aggiungere liquidità stiamo andando ad acquistare una quota, è come dire diventiamo azionisti di questo fondo che è il pool di liquidità complessivo, in piccola percentuale, e nel momento in cui andiamo a fare il redeem noi rivendiamo questa quota all'attuale prezzo di mercato. Il prezzo di mercato poi viene splittato nelle due coin, ok? Quindi il controvalore complessivo è il medesimo, come vedete, perché non abbiamo fatto in tempo ad acquisire nessun tipo di interesse, però ci viene dato in proporzione diversa tra le due coin, in base, ve l'ho detto, al prezzo relativo di una rispetto all'altra. Il controvalore rimane, ripeto, inalterato. Bene, ora abbiamo capito come si fa da liquidity provider. Per fare gli swap è di una banalità pazzesca, perché io vado nella tab swap, scelgo che cosa voglio swappare e in che cosa, e vado a inserire la quantità e basta. Vedete, la fee viene calcolata, ve l'ho detto, è dello 0.04% su tutti gli swap, su tutte le coppie, slippage 0%, ovviamente, che è il bello insomma di questi pool. Clicco swap ed è belle che finita, quindi è veramente veramente semplice. Questa fee va a finire, come vi dicevo, ai liquidity provider. Come mai alcuni pool hanno un APY più alta degli altri? Questa è un'altra domanda che potrebbe sorgere. Ad esempio BUSD DAI, come mai è così alto? Perché se ci fate caso, il pool BUSD DAI è il pool che ha meno DAI in assoluto, e quindi per DAI c'è una notevole domanda, e questo incrementa il numero di swaps che vengono fatti su questo pool. Da quando c'è stato il boom della DeFi, DAI è stata una delle stablecoin più richieste in assoluto, perché è un po' il fulcro del mondo DeFi, ok? E quindi, essendoci molta domanda, laddove è possibile fare questi swap, ovviamente DAI è estremamente richiesta e porta volumi. Ci sono soltanto, vedete, contro i 258 milioni di BUSD, che è una quantità enorme, soltanto 15 milioni di DAI, e quindi ha un pool in cui sicuramente ci sono volumi più elevati, vengono pagate più fees e di conseguenza i liquidity provider guadagnano un maggior interesse. Il motivo fondamentalmente è quello: laddove c'è più domanda, infatti vedete che anche USDT DAI ha un APY più alto, insomma laddove c'è DAI ci sono APY più alti. Laddove c'è più domanda ovviamente i volumi crescono e di conseguenza le fee che vengono pagate ai liquidity provider aumentano. Questo è un po' la legge del mercato. Adesso andiamo a vedere quali sono i rischi intrinseci legati all'utilizzo di questo strumento, dei Binance Liquid Swaps. Il primo lo abbiamo già citato, andiamo a esplorarlo un po' più in profondità nel dettaglio, ovvero la volatilità dell'APY. In realtà non è, cioè è forse non da definire un rischio, è un corollario, un collaterale, un danno collaterale possibile, però ovviamente non è un rischio inteso come la possibilità di perdere il proprio capitale. Questo è la variabilità del guadagno che si può avere nel tempo. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che questi tassi di interesse annualizzati non sono per forza quelli reali più avanti, quindi tra una settimana, tra un mese potrebbero cambiare anche di parecchio, a seconda dell'andamento della domanda e dell'offerta nel mercato della liquidità. Cosa vuol dire? A parità di domanda, quindi di trader che fanno gli swap, se raddoppia la liquidità nel pool, ovviamente si dimezzano le fee per tutti, perché c'è una maggior quantità di liquidità sulla quale distribuire le fee, e quindi l'APY dimezza. Allo stesso modo, a parità di liquidità, se si dimezzano i volumi di swap, si dimezzano le fee pagate e si dimezza di conseguenza l'APY. In realtà non si dimezza proprio, perché ve l'ho detto, c'è dentro anche il discorso del flexible saving, però giusto per farvi capire la dinamica, diminuirebbe drasticamente. E questo è il primo rischio al quale bisogna essere pronti. Non bisogna dire, 42% di APY da qui all'infinito sarà questa cifra, deve essere chiara questa cosa. Possono aumentare, possono diminuire. Rischio numero 2. Il rischio cosiddetto di controparte. Cosa vuol dire? Vuol dire che utilizzando questo servizio noi ci stiamo fidando di Binance, stiamo depositando fondi su Binance, è lo stesso discorso che avere dei fondi sull'exchange. Se l'exchange chiude, ovviamente i fondi sono persi. Questo sta a ognuno di noi dire io quanto mi fido di Binance, e da lì ovviamente consegue la decisione. Rischio numero 3.
il rischio di impermanent loss. In realtà è un rischio più legato ai pool di liquidità tradizionali, ovvero quelli che vedono due coin di valore diverso. Perché? Perché l'impermanent loss si verifica quando una delle due coin ha un pump oppure un crollo repentino notevole rispetto all'altra, e quindi si ha una piccola perdita che viene realizzata nel momento in cui si preleva la liquidità. È una perdita rispetto all'holdare la coin in questione. In questo caso non ci interessa, perché sono tutte stable coins, quindi il loro valore di una rispetto all'altra è sempre abbastanza uguale, non diverge al punto da farci incorrere in impermanent loss, quindi questo rischio è veramente veramente trascurabile. Il rischio successivo è quello cosiddetto di liquidity crunch. Che cosa vuol dire? Vuol dire che c'è la possibilità che tutti quanti prelevino contemporaneamente, immaginiamoci, quindi che si prosciughi la liquidità, che nei pool c'è talmente poca liquidità che noi, che magari l'abbiamo fornita, non riusciamo a ritirarla subito perché la nostra liquidità è in uso in qualche modo, ok? Da chi sta facendo gli swap, dai lending che abbiamo detto che vengono utilizzati, insomma lì sta a Binance poi gestire la situazione. Questo è uno dei vantaggi della centralizzazione rispetto alla decentralizzazione, perché in uno smart contract, se si prosciuga la liquidità, c'è un notevole rischio di liquidity crunch, ovvero vogliamo prelevare la liquidità in uso, cavoli nostri, dobbiamo aspettare. In questo caso Binance può dire: vabbè, io ho dell'utile, ho della mia liquidità, la metto a disposizione degli utenti per evitare questo problema. Però è un rischio che vale la pena sottolineare in quanto esiste, ok? Qualora ci fosse una crisi di liquidità, c'è la possibilità che dobbiamo aspettare per poter prelevare il nostro share di liquidità. E infine abbiamo il rischio intrinseco legato alle stable coins, quindi noi siamo esposti su BUSD o USDT o DAI o USDC. Quindi ci dobbiamo fidare in sostanza di queste stable coins. Qualora noi partecipiamo ad un pool, anche se utilizziamo una sola delle due coin, finiamo esposti su tutte e due, perché acquisiamo una quota del pool. E quindi, in un modo o nell'altro, ve l'ho detto, siamo esposti sia all'una che all'altra. Quindi attenzione, ci dobbiamo fidare, tra virgolette, di entrambe le coin, le stable coin nel pool. Se una delle due perde il peg col dollaro, potrebbe succedere un bel casino. Ad esempio, se USDT collassa, se DAI non riesce più a rimanere vincolato al dollaro ma inizia a valere 1.1, 0.8, così potrebbe appunto succedere un bel casino, perché si sballano tutti i prezzi nel pool, il controvalore del pool rischia di cambiare repentinamente, e quindi è un rischio notevole. Anche in questo caso avremmo il vantaggio che comunque c'è Binance a gestire la situazione rispetto all'avere uno smart contract che non fa niente, se non comunque rispondere alle sue logiche, che non preverrebbero nessun danno di questo tipo. Tuttavia Binance, nei termini e condizioni, dice chiaramente che il rischio ce lo stiamo addossando noi, quindi mi raccomando, teniamolo in considerazione. A questo punto vi chiederei: voi cosa ne pensate? Secondo voi vale la pena correre questi rischi a fronte del rendimento che uno strumento di questo tipo potrebbe dare? Lo reputate interessante? Ditemi tutto ciò che pensate nei commenti, e anche se avete dubbi e domande fatemeli, così io vi posso rispondere. Vi faccio un carissimo saluto e alla prossima!